permettiamo di frequentare, ai cittadini messinesi, permettiamo loro di frequentare una villa bellissima, e al tempo stesso facciamo in modo che si riapproprino della propria storia, della propria tradizione, delle proprie identità. È del tutto normale che un'università, un museo, la biblioteca regionale, la soprintendenza debbano collaborare, non c'è assolutamente niente di straordinario, è quello che ci si aspetta da queste istituzioni. L'università è un'istituzione del territorio, che nasce perfettamente inserita nel territorio, opera all'interno del territorio per rilanciarlo in un panorama molto più vasto. Io mi auguro che questa mostra venga frequentata da tanti giovani, le scuole, i nostri studenti universitari, perché è un modo per riscoprire una città che molto spesso si è negata a se stessa. Una mostra archeologica assai importante che ci fa conoscere ancora meglio la storia della nostra città, ma noi dobbiamo fare in modo che tutti possano vederla, soprattutto gli studenti, ma non gli studenti universitari, anche gli studenti universitari, ma dobbiamo cominciare dalle scuole elementari. A loro questo primo messaggio, le scuole scolaresche devono venire qua a vedere, a conoscere la storia di Messina. Oggi inauguriamo questa mostra così importante. E ieri è stata proprio la consegna, la riconsegna della testa di Ade, il ritorno della testa di Ade in Sicilia. La Procura della Repubblica di Enna ne ha curato l'iter. È un momento assai importante che stiamo vivendo con grande passione e con grande entusiasmo. La mostra in qualche modo si ricollega alla mostra più importante fatta nel 1997-98, che ha fatto per la prima volta conoscere i messinesi la storia della loro città. E questo rappresenta un ulteriore step. Certo, non abbiamo potuto fare quanto avevamo fatto all'epoca, perché i tempi sono un po' cambiati, i finanziamenti sono molto diversi da allora, però l'impegno è stato sempre grandissimo, e in questo impegno siamo anche grati all'Università che ha messo a disposizione questa sede prestigiosa, e aspettiamo che i messinesi vengano a vedere la mostra, perché la mostra tratta di tutto, dalla preistoria alla città greca, la città romana, l'età medievale, tutti i campi nei quali la soprintendenza ha lavorato, ha operato, e quindi le novità sono tante.